Amici sportivi, buonasera. Domenica 10 marzo si è svolta all'Astra Signa una gara podistica denominata La Strapazza 91. Con il patrocinio del CONI, della FIDAL e dell'UISP, la polisportiva L'Astra Signa, sezione atletica leggera, cassa rurale ed artigiano di Signa, in collaborazione con il gruppo Amici della Misericordia dell'Astra Signa e del comitato intercomunale UISP, sempre di L'Astra Signa, e con il patrocinio della Regione Toscana, provincia di Firenze, comune di L'Astra Signa, giornale della Nazione, hanno portato ancora una volta a buon esito una manifestazione che ha visto la partenza oltre 500 podisti. Passiamo a quello che è stata la manifestazione, una bella gara baciata dal sole, e ascoltiamoci subito il commento dei protagonisti. Ne vedremo diversi e nei motivi più vari. Questa gara ha preso appunto inizio alle ore 9, prevedeva una gara di 16 chilometri, un percorso della gara lunga appunto 16 chilometri competitiva per le categorie giovanili, chilometri 0800, 1200, 1600 su pista, allievi chilometri 5 e non competitiva di chilometri 5, valevole per il campionato provinciale di società UISP 90-91. Lei sa che lo sport è un motivo trainante oggi nella civiltà dei consumi in modo enorme, per conoscenza anche di città, paesi e luoghi. Proprio da questa sede è partita negli anni scorsi una bella manifestazione, il Giro delle Mura. È arrivata addirittura una medaglia d'oro, Lambruschini, un grande campione che ha dato prestigio alla manifestazione. Lo scorso anno non è stata effettuata per mancanza di fondi, perché tutto costa oggi, ma tali manifestazioni, lei come assessore, le riproporrà, darà una mano alla società, perché quando si è fatto una cosa bella si sa che è difficile mantenerla, però ecco, la società merita questo ed altro, perché lavora bene e ha dimostrato di poter fare gare nazionali. Sì, sì, certo, come dicevo prima, poco prima di fatti, il nostro impegno è per far sviluppare questo settore. Purtroppo a volte questi interessi si scontrano con le possibilità finanziarie, le possibilità economiche, che oggi come oggi nei comuni sono molto limitate, e quindi è molto difficile poter organizzare questo tipo di attività. E questo tracciato, sei uno di quelli che lo ha scelto? Sì, di quelli l'ha favorito, ecco, insomma, diciamo. Ecco, come società lo sfruttate per allenamenti, questo percorso? Sì, quello sì. Diciamo, è un itinerario frequente per quanto riguarda i nostri tesserati, ecco, questo tracciato. Una famiglia di Lucca sportivissima, e abbiamo il piacere di presentarla. Si tratta di Gianni Luigi, terzo arrivato, uno dei protagonisti non solo di oggi ma di tante manifestazioni, il figlio Roberto e la signora Isolina, che segue sempre appunto la famiglia, corre, fa le riprese, è sempre parte integrante della domenica sportiva. Quindi sentiamo, inoltre abbiamo anche Sabrina Zacchei, che oggi ha fatto un allenamento sostenuto ed ha dominato la sua categoria. Ma andiamo per ordine. Gianni Luigi, ormai sei un protagonista da tanti anni. Io ricordo una tua vittoria al campionato dei manifattura tabacchi, proprio a Firenze, qualche anno fa, però hai sempre mantenuto la tua forma ad alti livelli. Ecco, oggi che impressione hai riportato di una manifestazione nei boschi, una bella giornata di primavera, con protagonisti come hai visto, da Giorgi a Cardarelli, che non sono gli ultimi arrivati, Torracchi stesso? Una bellissima gara, io l'avevo già fatta l'anno scorso, sono tornato perché mi piaceva moltissimo. Peccato che quest'anno, con la concomitanza del campionato italiano di corsa campestre a Carrara, c'era forse un po' meno partecipazione, però è sempre una bellissima gara, molto impegnativa. Tu sei un podista come minimo regionale, perché parti da Lucca e sei presente ovunque, e poi parlerò anche con la signora Isolina di questo. Ecco, tu corri a Firenze spesso perché sono belle le gare, o perché hai gli amici, o piace confrontarti perché tu hai uno spirito agonistico magari superiore a quello che sono tante manifestazioni del lucchese? Forse è solo questo, che vengo da queste parti perché mi piace sempre l'agonismo, anche se purtroppo non si può arrivare sempre tra i primi, comunque. Bene Gianni, il figlio Roberto, oggi primo della categoria giovanile. Senti, ma come hai iniziato? Da quanto tempo corri? Diversi anni. Quindi ti senti già? Sì, sì. Ti senti già maturo, chiaramente non per vincere, ma per essere un podista vero? Sì, speriamo. Corri volentieri, ti piace questa disciplina o lo fai soltanto per seguire babbo e mamma? No, mi piace. Quindi speri di continuare? Sì. Pensi di fare un salto di qualità? Ti piace la pista o ti piacciono più le gare su strada? La pista. Bene, ti vedremo più avanti. Signora Isolina, io l'ho vista in tante occasioni, in estate, nelle gare in montagna, protagonista nelle grosse manifestazioni, perché essere protagonisti vuol dire essere vicini allo sport e seguirlo sempre. Cos'è il podismo per la sua famiglia? Il podismo è veramente importante. Io ora attualmente sono ferma, si può dire, da un anno e mezzo, due, perché ho dei problemi a una gamba. Comunque,
Vengo sempre tutte le domeniche perché chiaramente vado a vedere sia mio marito che mio figlio, è quello che mi tiene proprio ancora attaccato dato che non posso partecipare. Però ecco, penso che sia una delle cose veramente più belle, anche come sport. Ce ne sono tanti, però chiaramente questo è aperto un po' a tutti e è bene che i figlioli partecipino veramente allo sport, ma dobbiamo essere, penso, proprio anche noi genitori a portarci. Senza buddismo? Sì, qualche volta l'abbiamo passata e veramente ci sembrava proprio lunga la settimana per tornare alla domenica dopo. Per tuffarsi fra gli amici, oltretutto al lobby anche di fermare le immagini con la telecamera e quindi poi rivederle, c'è una soddisfazione anche su questo? Sì, sì, attualmente proprio mi piace anche riprendere, ripeto, dato che non posso gareggiare, piace proprio riprendere le gare. Ecco, la gara di oggi, il percorso, come l'ha vista? Ma senti, io sono stata soltanto alla partenza, ho visto partenza e arrivo, perché questa gara non ho avuto la fortuna proprio di partecipare perché ho avuto dei problemi e prima mia non l'avevo mai fatta. Monti, soddisfatto e soprattutto chi sono le persone che deve ancora una volta ringraziare perché hanno dato la possibilità di portare a buon fine una grossa manifestazione? Ma io voglio ringraziare sia l'assessore del comune della Stassegna, sia l'amico Lanfranco, perché anche loro ci sono vicini, poi tutti quelli che hanno contribuito nello sponsor che si è fatto, il signor Bogani, il signor, via la Casa Rurale di Artigiana di Signa, poi tanti altri che io non ricordo perché sarebbero troppi, poi tutte le società che hanno partecipato, tutti gli atleti, visto che il tempo ieri era molto, molto incerto, molto, molto brutto, visto la riuscita, più che soddisfatto. Poi un po' di rammario, il nostro ragazzo, il nostro asso nella mano, è arrivato secondo, vabbè. Ha avuto la sfortuna di trovare un Giorgi che ritorna alla grande, sappiamo chi è Giorgi, comunque l'abbiamo intervistato prima, niente toglie i meriti, no. E lui è una delle bandiere del valore agonistico, perché ormai la squadra, anche nelle staffette ed anche in classifiche, diciamo, agonistiche, dice la sua. Ed ecco anche Aldo Torracchi, grande protagonista oggi, è uno dei pochi atleti della società che ha partecipato, molti hanno dato mano all'organizzazione, ma lui non ha deluso gli amici, non ha deluso chi ama il podismo, perché Torracchi, come parlavo prima con Giorgi, è un protagonista di tante gare, sempre fra i primi, e per vincere, per mettere le scarpe davanti alle sue, bisogna impegnarsi ed essere allenati. A volte ci riescono, a volte no, ha vinto diverse gare, oggi per un soffio non ha vinto in casa. Si dice non è stato profeta in patria, però sei stato protagonista ugualmente di una bella gara. Giorgi, sappiamo che è più forte in salita, tu non hai mollato mai e addirittura nel finale hai recuperato qualcosa. Quando ti sei accorto che non potevi farcela con Giorgi? Ho pensato lì all'inizio della discesa che ormai non ce la facevo più, perché la discesa non è il mio forte. Sei soddisfatto ugualmente della tua prova? Certo, sono soddisfatto, anche se ma volevo regalare la vittoria alla società, questo piace a tutti. Vincere non è mai facile, ma vincere come ha vinto Giorgi ha un sapore notevole, perché Luca Giorgi, come ricorderete alcuni anni fa, uno dei grandi protagonisti, l'albo d'oro di tante manifestazioni, porta il suo nome dalla lunga distanza alla breve, gare in salita, gare in montagna, staffette, è stato un protagonista di 2-3 anni fa, Giorgi, ad altissimo livello. È stato un po' di tempo fermo, ritorna, e così come fece Giovanni Corti in questa manifestazione, ritorna alla vittoria. Hai preso la testa della corsa dopo appena 2 chilometri, prima con due avversari abbastanza incollati, poi piano piano hai preso coraggio, vantaggio, ti sei ricordato di essere stato veramente forte ed hai dominato, anche se la tua vittoria è stata sofferta perché il Torracchi era a soltanto 200 metri. Un percorso durissimo, salita tremenda direi, poi l'entrata nel bosco, il tempo di respirare, discesa, una gara per atleti forti, Signa ormai sanno quali sono i percorsi impegnativi e ne hanno scelti uno notevole. Ecco, si addice questo percorso alle tue qualità? Sì, penso proprio di aver vinto proprio per questo. Proprio penso, siccome io mi ci alleno su questi percorsi, cioè Gambassi è un posto che diciamo c'è verso non fa la salita, fa la discesa, tu fa la salita, cioè ci ma diciamo a una montagnetta, sì, che voglio dire, e bisogna che tu la faccia in tutti i modi. Sterrato tu lo fai sempre, io lo fa tutti i giorni, sì, che diciamo che mi ha aiutato anche tanto, diciamo, è una cosa che ci corre un po' tutti i giorni, ecco. Bene, passiamo a quello che è stato l'ordine d'arrivo di questa bella manifestazione semi-competitiva di chilometri 16. Al primo posto vediamo arrivare Luca Giorgi in 56.04. Giorgi corre per l'Atletica Castello ed ha regolato al secondo posto Aldo Torracchi a 30 secondi circa, Aldo Torracchi della squadra di casa, appunto, polisportiva Lastra Assigna. Al terzo posto Luigi Gianni, al quarto Gabriele Cardarelli,
Al quinto posto Alessandro Bardotti dell'Atletica Castello, sesto Giulio Ronchetti, l'aretino appunto della Valle del Casentino, seguito da Luigi Mandola dell'Atletica Signa, ancora all'ottavo posto Claudio Sguanci, sempre Atletica Signa, al nono posto Paolo Landini, al decimo Franco Calonaci. Giuseppe Rossi della Polisportiva Isolotto si è imposto nella categoria veterani, precedendo Silvano Sartiani, terzo Alessandro Calonaci, quarto Franco Valucchi e Otello Pieri al quinto posto, mentre nel settore femminile il successo è andato a Sabina Zacchei, che ha preceduto Sabrina Monnetti del gruppo sportivo Le Panche Castelquarto, Alessandra Genniti del dopolavoro ferroviario ed Irene Dallai e Rossella, anzi precisamente Rossella Dallai e Irene Dallai nell'ordine. Per quanto riguarda le società, il gruppo sportivo Isolotto ha preceduto il gruppo sportivo Le Panche Castelquarto. Infine segnaliamo che siamo al termine della trasmissione. Domenica si corre la maratonina di Pistoia, seguiranno il primo di aprile la gara di Narnali, altra maratonina importantissima, le sono già aperte le iscrizioni, seguiranno poi maratonina di Tavarnelle Val di Pesa, Guarda Firenze e il Frosale il 25 e il 25 di aprile. Queste le manifestazioni più importanti alle porte.